Questo servizio è offerto da... Ciao, sono Giada, la vostra consulente in nutrizione. Desiderate tornare in forma ed essere sempre al top? Contattatemi su Facebook, mi trovate anche su Instagram. Tra Giarre e Catania è stato un derby nervoso, con 5 ammunizioni e 2 espulsioni. Ha vinto il Giarre, che aveva in porta Sansonetti, splendida giornata, il migliore in campo. Il Catania però ha attaccato di più, producendo le migliori occasioni, come questa capitata al 14esimo a Cipriani. Il Giarre va in vantaggio al 26esimo, Bardi di tacco si libera di alcuni difensori, Alberti scambia in velocità con Tomasoni e batte il giovane portiere Rizzo. E il gol vittoria del Giarre, che per la prima volta giocava sul proprio campo riaperto dopo i lavori di inerbamento. Il Catania reagisce con rabbia, il fantasista Esposito serve del vecchio, pronto il tiro. Sansonetti non trattiene, Perinelli spreca il pallone sul quale si avventa Cipriani, il suo cross è raccolto di testa da Sciuto. Sansonetti riesce a deviare in corner. Al 34esimo grande occasione per Cecconi, che aveva sostituito Pelosi, costretto ad abbandonare il campo per infortunio. Il secondo tempo presenta il Catania proteso alla ricerca del pareggio, ma rischia di subire il raddoppio giarrese in contropiede con l'ala Tramontana. All'82esimo è ancora il Catania a farsi pericoloso, Cecconi riceve da Esposito e scodella un bel pallone per Cipriani, che calcia in mezza rovesciata. Sansonetti dice ancora di no. Atteso tra due squadre a pari punti fino a domenica mattina e che non nascondevano entrambe l'intenzione di cogliere bottino pieno. C'era il pubblico delle grandi occasioni nell'innervato campo di gioco dello stadio Giarrese, riaperto per la prima volta in questa stagione. Oltre 2000 erano i catanesi che in gemellaggio con i padroni di casa hanno tifato con grande correttezza per le proprie squadre. Ha vinto il Giarre, che conferma la propria forza casalinga, 5 successi di fila senza subire reti, con un gol di Roberto Alberti al 25esimo del primo tempo, abile e bravo a chiudere al volo con un diagonale un perfetto triangolo con Tomasoni. Un'assenza per parte, nel Giarre lo squalificato Spigherelli, nel Catania l'altrettanto squalificato portiere Paradisi. Comincia subito il Catania in avanti con un colpo di testa di Cipriani al 14esimo su cross dalla destra, con palla che si perde alta. Un minuto dopo, per un fallo di gioco, Pelosi, attaccante del Catania, è costretto a lasciare il campo in barella, rilevato dal neoacquisto Cecconi. I rossazzurri perdono forse l'attaccante più in forma di questo momento. Al 25esimo il gol partita, con Alberti che, dopo aver chiuso un triangolo con Tomasoni, si presenta in area al volo in diagonale, batte imparabilmente Rizzo. 5 minuti dopo, gran mischia in area gialloblu, con cross finale di Cipriani per Sciuto, che di testa impegna severamente sotto la traversa Sansonetti, abile a deviare in calcio d'angolo. Poi al 33esimo è libero a sparare alto di testa e al 35esimo il Catania potrebbe pareggiare. C'è un lancio nella metà campo per Cecconi, un liscio di Tevi che forse manca il pallone a causa di una scivolata, e palla d'oro per lo stesso Cecconi, che da solo davanti al portiere si fa però ribattere il tiro. Nella ripresa il Catania stringe i tempi, ma non passa. Dopo questo girollato di Cipriani al nono è Tramontana che in contropiede, prestato da due avversari, devia fuori il pallone. Poi ancora il Giarre al 17esimo va vicino al raddoppio con una grande sventola al volo di Tomasoni, di poco alta. Il Catania nel finale prova ancora a passare, con Cecconi prima e con Cipriani poi, su rovesciata quest'ultima, che va a trovare al 27esimo il pareggio, ma Sansonetti in tuffo dice no al bomber rossazzurro. Due espulsi, il catanese D'Aloisio e il giarrese Mazzoli. Vince il Giarre, per il Catania è la seconda sconfitta consecutiva. Un derby tutto sommato accettabile. Battipagliese Siena, Puteolana Ternana, Casertana Andria, Catania Catanzaro, Licata Monopoli, Nola Giarre, Perugia Palermo, Siracusa Arezzo, Torres Casarano. Termina qui gol su gol. Per commentare gli avvenimenti della 10ª giornata del campionato della Serie C1 Girone B, vi aspetto sempre qui fra 7 giorni, stessa ora e stesso canale. Arrivederci. Un programma
offerto da Mobili Puccerini. Solo cose belle. Mobili Puccerini. Solo cose belle. Torgiano, Perugia.